mondo di internet, YouTube, tutte le produzioni locali come questa hanno sicuramente meritano di essere incentivate e di essere conosciute. Il web sostituisce la televisione. Sì, sta sempre di più sostituendo la televisione, anche perché permette di avere più libertà creativa, non ci sono i cosiddetti produttori che ti dicono cosa scrivere, cosa fare, e soprattutto contiene in maniera limitata il budget, cosa che invece la televisione è molto dispersiva in questo senso. Perché hai smesso di dar la caccia a Morabito? Perché non ce n'è alcun bisogno, Giulia. Lui ha vinto. Cioè, ad esempio, io con questo lavoro ho cercato di coinvolgere molti ragazzi, ma anche molti adulti, anche molti anziani in qualche modo, proprio per cercare di creare un gruppo che non ci sia una fascia d'età che prevalga sull'altra, proprio per aumentare il pubblico. Ci sono molti anziani che seguono la serie di Savona proprio perché comunque ci sono molti anziani che la fanno. Quindi se ci sono amici anche della stessa età che lavorano in questo lavoro, si tende a cercare poi di vedere quello che, che l'amico ha fatto. Di conseguenza anche l'anziano cerca di trovare questo lavoro sul web in qualche modo. Gli sponsor. Sponsor, noi abbiamo iniziato in maniera molto sperimentale, quindi non mi sono messo alla ricerca di sponsor, anche perché quando ho iniziato, in tutta onestà, non pensavo nemmeno che sarei riuscito a finirla. Oggi abbiamo appunto realizzato tre stagioni di questa serie e stiamo concludendo come abbiamo iniziato. Per i prossimi lavori stiamo cercando di mettere su un'associazione culturale per cercare sponsor per futuri lavori, sempre per il web. Alessandro Campanile è uno degli attori, come ti sei trovato? Ma bene, direi bene, anche perché è stato bello girare a casa mia, non casa mia abitazione, casa mia inteso come Savona. C'è una scena in cui io dico a un attore, io ho passato l'infanzia qui, ed è vero, cioè io ho davvero passato l'infanzia in quel posto lì, quindi è stato bello anche per quello. Dunque, io ho interpretato un ispettore di polizia al quale è stata uccisa la figlia in circostanze oscure, misteriose. Il parallelismo psicologico sta nel fatto che l'autore di questo omicidio e di tutti gli omicidi della serie sono fatti da un migliore amico di questo ispettore, quindi c'è anche un gioco psicologico molto pesante. Questo. Quali sono stati i tuoi inizi? Ah, io ho iniziato nel lontano 1988, poi ho cominciato a fare recitazione, teatro, regia, autore, di tutto un po', pubblicità soprattutto. Non sei più il coniglio bianco, devi smetterla di giocare con lui.